far vedere questo report che mentalmente lo sto incrociando con le cose che sono emerse negli altri tavoli e quelli che sono poi i nostri obiettivi. E allora mi viene da dire prima di tutto una cosa rispetto al tema di comunità dei musei. Allora, la comunità dei musei che c'è qui a Parma, ho visto il sito e una visione delle attività, per quelle che si vedono e anche da quello che ho sentito prima, ma anche che mi ha aggiornato Valentina. Allora, la comunità dei musei è una delle realtà che esistono sul territorio. Non mi sentirei in questo momento di dire che coincide con il tavolo territoriale che noi come IBC vogliamo promuovere, perché noi in questo momento stiamo ragionando tra enti, tra istituzioni, proprio per cercare di capire che tipo di governance mettere in piedi. La comunità dei musei, come ce ne sono altre che abbiamo incontrato e che incontreremo nel territorio, contribuiscono a portare dei contenuti, delle riflessioni, perché hanno già fatto un pezzo di lavoro, un pezzo di strada, ma così a occhio direi che non coincidono con il lavoro che noi stiamo facendo, perché noi partiamo, per esempio, da porsi tutti i problemi che attengono all'accreditamento dei musei, che non credo che Comunità dei Musei parta da questo. Ho visto che lavora su altri piani, quindi porterà contenuti, nel senso che alcune cose con questo lavoro di Comunità dei Musei le ha già affrontate, le ha già dissodate e quindi le porterà come bagaglio al tavolo. Però sono due temi leggermente diversi. Noi qui dobbiamo cercare di capire che tipo di strategie comuni mettere insieme affinché i musei siano facilitati nel processo di accreditamento prima e poi di costruzione di sistemi museali territoriali che possono essere legati a singoli territori specifici, ma su alcuni temi i sistemi territoriali possono prendere l'intera regione, dipende su quale punto, su quale obiettivo si va a costituire l'interazione e la rete. Infatti parliamo al plurale di sistemi e di reti. Quindi questa prima come cosa diciamo di chiarimento. E con questo chiarimento anche il primo punto chiaro, cioè il nostro è un dialogo interistituzionale tra tutti i livelli di governo e anche tra pubblico e privato, per cui questo è un tema che è emerso anche per esempio a Bologna, e a Bologna è emerso in questo senso. I vari enti hanno organizzazioni interne differenti, cioè i musei ecclesiastici hanno una loro organizzazione che è diversa da quella di un museo statale o da un museo civico, quindi noi dobbiamo trovare il modo di fare una governance che consenta a tutti effettivamente di partecipare. Musei universitari hanno altre regole ancora, processi interni, decisionali diversi. Noi dobbiamo capire rispetto a tutte le varie organizzazioni qual è il livello trasversale che riusciamo ad ottenere perché tutti possano partecipare. Questo senz'altro è un lavoro che dobbiamo fare, che emergerà anche un po' da questi tavoli, per cui con Valentina e le colleghe di BC ci dicevamo dovremo proprio fare degli organigrammi differenti, cioè come funziona il mondo dei musei ecclesiastici, quello dei musei civici, quello dei musei statali, che poi anche i musei statali non sono tutti uguali perché ci sono quelli autonomi e quelli che dipendono dal polo, i musei civici non sono tutti uguali, c'è cioè quelli che hanno un dirigente dedicato e quelli che sono invece uffici dei servizi culturali, cioè le realtà sono molto diversificate. Quindi senz'altro questo è uno degli obiettivi per noi di BC fondamentale perché altrimenti non si riesce proprio a dialogare. Qual è l'operazione che noi stiamo facendo che in qualche modo poi tira dentro anche gli altri temi che sono emersi? I temi, devo dire, sono abbastanza simili da tavolo a tavolo, l'ordine è sempre diverso e questo per noi è anche una cosa interessante su È cui... casuale. Ah, Ci sono diverse intensità, comunque, che anche noi riconosciamo, però l'ordine è è casuale. Ok, allora questo sempre. poi dobbiamo farci attenzione, Sì. qual è l'intensità che emerge da ogni tavolo, però io lo sento anche dalla restituzione, no? Cioè ci sono dei temi su cui chi restituisce indugia e altri temi su cui si mettono...
Beh, mi permetto di dire che comunque il primo posto è veritiero, cioè sì, ci siamo trovati, è stato molto d'accordo su quello. Infatti, diciamo. Il primo è il posto giusto. Ecco, per farti forse, voglio dire, non metterei il restauro al terzo posto, non perché il restauro non sia importante, è evidente che se noi non li conserviamo i beni è inutile, non sappiamo di cosa stiamo parlando. Però forse il restauro è laddove c'è sviluppata più metodologia, più competenze. Spesso è solo un problema di fondi il restauro, non è un problema di trovare il modo per. Cioè non è che ci dobbiamo mettere attorno a un tavolo per dire come affrontiamo il tema del restauro, è un problema di fondi in riferimento ai soldi. Mentre invece il punto 4, facilitare l'accesso ai fondi, lì sì che bisogna mettersi attorno a un tavolo per dire allora come strutturiamo questi progetti, come si fa un progetto credibile per l'art bonus, le fondazioni bancarie, che tipo di progetti finanziano con più interesse, come mettersi insieme tra soggetti per presentare, non per fare la guerra tra poveri, chi strappa di più, perché lo sapete benissimo, le fondazioni bancarie quello hanno, quello è il budget della legge 18 dell'IBC, quello è. Se ci sono tante iniziative finanziate vuol dire che sono tutte piccole, forse potremmo provare a pensare che se non sia il caso di ribaltare, provare a fare dei progetti di respiro più ampio che intercettino più in realtà, è questo che dobbiamo ragionare insieme, quindi su questo sì forse c'è bisogno di mettere insieme le teste e sviluppare appunto un'intelligenza collettiva. Ecco, su questo tema dell'intelligenza collettiva è proprio questo esperimento che noi stiamo facendo. Noi vorremmo che tutte le nostre teste, tutte le nostre esperienze, nostre, vostre, cioè di tutte queste persone che noi stiamo incontrando sul territorio, che se poi alla fine le mettiamo tutte insieme, il numero è considerevole perché sono tutti incontri molto partecipati. Ecco, da tutte queste teste esca fuori un'intelligenza collettiva, cioè che sia superiore alla sommatoria delle singole competenze e dei singoli contributi. Allora perché questa intelligenza collettiva si sviluppi? Noi abbiamo bisogno prima di tutto di regole condivise e i LUC per esempio sono una delle prime, di una prima piattaforma di regole trasversale condivisa che ci fornisce anche un vocabolario comune attorno al quale confrontarci. Poi abbiamo bisogno di supporti e di interfacce per dialogare, perché non è che possiamo fare sempre incontri così frontali per parlarci. Allora vedo che il punto 6, no? Sviluppare una mappatura dei musei, che forse qui viene da comunità dei musei e quindi intendete una cosa precisa su sviluppare una mappatura dei musei, però è quello che noi ci prefiggiamo di fare anche attraverso la piattaforma di accreditamento, il sistema di accreditamento, cioè noi dobbiamo avere un'interfaccia comune dove i dati siano quelli, precisamente quelli a disposizione di tutti, il modo per interfacciarsi a quei dati, a quelle informazioni, a quei sistemi di comunicazione siano gli stessi per tutti e quindi che ci siano degli strumenti che facilitino la messa in rete di che cosa? Di tutto il portato delle istituzioni e delle competenze che ciascuno ha. E quindi anche il tema delle competenze, che pure della formazione, che qui non è scritto ma l'avete detto prima, cioè della circolazione delle informazioni, questa cosa noi la dobbiamo fare in modo strutturato, cioè attraverso un'interfaccia, perché non è che le informazioni altrimenti girano perché uno si conosce, né possiamo pensare che girino via email, quindi ci dobbiamo strutturare da questo punto di vista, per cui al ritorno dall'incontro della scorsa settimana a Reggio Emilia dicevamo certo il PC proprio una cosa che dovrebbe fare e che probabilmente faremo è collegare al sistema attraverso cui gestiremo i questionari per l'accreditamento anche un sistema dove ci siano per esempio tutte le notizie sugli eventi, perché non si può sviluppare un progetto di comunicazione integrato se non ci sono dati a disposizione, cioè se io devo telefonare a ogni museo per dire ma tu la mostra, che orario, quando inizia, quando finisce, l'orario d'apertura, perché come facciamo a fare progetti di comunicazione integrata come è emerso per esempio al tavolo di Reggio Emilia se non abbiamo banalmente queste infrastrutture comuni? Certo, qui c'è un cambio di passo perché vuol dire che la
messa in rete delle informazioni è un problema che riguarda tutti e quindi noi ci chiedevamo, ma poi i musei saranno interessati a conferire i dati dei propri eventi alla piattaforma oppure no? E aggiornare. E tenerli aggiornati, insomma, cioè di crederci a questa, perché a parole è tutto facile, poi però se ci si crede veramente, questa sarà una delle cose che verificheremo. E lo stesso vale anche per la mappatura delle competenze. Sarebbe estremamente interessante sapere quali competenze ci sono nei musei. Saremo effettivamente disposti poi a metterle in condivisione, considerando che poi la mole enorme di lavoro che ciascuno ha. Queste sono le sfide vere, perché se non riusciamo a creare delle regole comuni, delle interfacce che ci mettano in comunicazione, e se non lavoriamo sulle nostre competenze, il progetto di rete che noi vogliamo fare non ha gambe su cui camminare. Quindi diciamo che tutto questo che voi avete, che avete messo qui è in un certo senso il, ecco, a parte questa cosa appunto del restauro, che anche catalogazione in qualche modo, no? Anche quella la considero la base. Se non abbiamo collezioni catalogate, non esistono. Non possiamo, cioè non esistono le collezioni, esatto. Una collezione non catalogata, un bene non catalogato non appartiene a nessuno, non c'è, non esiste. E, quindi a parte il punto 2 e 3, che io lo vedo come un tassello importante, ma sul quale forse non è lì che dobbiamo mettere le nostre intelligenze, su tutto il resto invece dobbiamo veramente creare qualcosa che ancora non c'è. Non che non c'è, che partiamo da zero, non c'è come sommatoria di valori e di contributi. Il punto 7 è un punto complesso, nel senso che le mission possono essere tante, le identità dei musei sono tanti. Per esempio a Reggio Emilia mi sembra che quello dell'identità era il primo punto, non ricordo, in una degli incontri era messo al primo punto, cioè definizione dell'identità del museo. E questo è un tema sempre vivo, perché tutto attorno a noi si trasforma e quindi anche l'identità del museo necessariamente si trasforma. Le identità si declinano sempre al plurale, le missioni istituzionali anche si declinano sempre al plurale, perché i musei sono tanti e diversi. Quello su cui forse noi dovremmo condividere un percorso è quali sono gli elementi che contribuiscono a formare l'identità di un museo. Sicuramente le comunità di riferimento, certo, ma anche la storia di un museo, la storia di una collezione contribuisce a formarne l'identità. Oggi proprio con il professor Balzani a margine, che è il presidente dell'istituto, a margine di un consiglio direttivo, ragionavamo sul fatto che dal nostro osservatorio notiamo che la dimensione dell'identità nazionale del patrimonio culturale, quindi i grandi musei, le grandi collezioni, è chiara ed è presidiata. La dimensione più bassa dei rapporti con le comunità patrimoniali di riferimento, anche in questo periodo storico, con maggiori successi o minori successi, pure è abbastanza presidiata. Paradossalmente quello che rimane più scoperto è quella fascia intermedia che sta tra l'identità nazionale e la comunità locale, e che tutto il lavoro che negli anni passati i musei hanno fatto di avere un legame con il territorio che è leggilo, con la storia di quel territorio, con la storia dello sviluppo di quel territorio. Ecco, questa fascia di mezzo su cui si sono costruiti poi tutti i nostri musei, rischiamo che adesso non è presidiata da nessuno, e però su quello bisogna continuare a lavorare, soprattutto in alcuni musei. In altri forse meno, perché stanno o saldamente ancorati a livello alto dell'identità nazionale o ancorati a livello dell'identità locali. C'è una fascia di mezzo che, appunto, ripeto, prima era il centro della riflessione museale, e che adesso rischia che la governa solo il direttore del museo e poi si gira e non c'è più nessuno che lo sostiene. E quindi questo anche, insomma, su
questo punto 7 mi sembra un tema molto molto interessante, su cui alla fine di questo percorso potranno venire fuori più delle domande che delle risposte, perché poi ogni museo ha il suo percorso, però anche porre le domande giuste, è più importante porre le domande giuste che le risposte. Quindi ecco, vi ringrazio perché mi sembra che i temi emersi siano temi che ci sono un contributo per noi nell'elaborazione. Noi adesso, non so se prima l'avete detto, al termine di questa tour che stiamo facendo, questa tournée che stiamo facendo sul territorio, tutti questi resoconti saranno fusi in un unico resoconto, dove andremo a mettere i temi comuni e poi anche quelli singoli. Cercheremo di dare la giusta intensità e il giusto peso alle tematiche, perché poi dobbiamo fare anche un cronoprogramma, non possiamo lavorare tutto insieme, e restituiremo queste l'esito di questi incontri in un incontro pubblico che faremo, che sarà, diciamo, l'equivalente di quello dell'8 aprile scorso, e da lì capiremo proprio che tipo di programma di lavoro fare, cioè da dove iniziare, da dove partire, su cosa mettere l'attenzione, considerando poi che il prossimo anno sarà l'anno dell'accreditamento, quindi poi bisogna dare risposta ai quesiti che i LUC pongono. Però tutto questo lavoro a noi ci serve per illuminare quelle domande, perché poi non sappiamo bene che non c'è un'unica risposta alle domande che vengono fuori dai LUC a questo questionario, e soprattutto se noi non lo vogliamo fare come un adempimento burocratico, perché se no l'avremmo già mandato, restituitecelo e poi vediamo. Dobbiamo illuminare quelle domande con la giusta prospettiva, dobbiamo far sì che quelle domande abbiano effettivamente senso per le varie realtà del territorio, che avranno probabilmente sfumature diverse. Quindi per ora grazie ancora, vi è stato già spiegato tutto il sistema, la piattaforma, io partecipo, per cui qualsiasi ulteriore considerazione, dubbio, richiesta, valutazione, contributo, lo possiamo integrare assolutamente, e probabilmente vi chiederemo ulteriori informazioni anche, diciamo, in corso d'opera, perché ci sono delle cose che ci vengono richieste. Per esempio, torna sempre la necessità di capire quanti sono i tavoli di coordinamento sul territorio, e allora anche lì dovremo fare un minimo di mappatura di tutti i tavoli di coordinamento che esistono. Una domanda ve la faccio io, perché mi aspettavo che uscisse il tema del rapporto turismo-cultura, parla 2020, e è uscito in altri tavoli, qui invece no, e vi chiedo... Sì, no, ne parlavamo prima durante il coffee break, che personalmente ci aspettavamo che uscisse con più forza. Avremmo voluto un po' stuzzicarvi su questo tema qua, poi per ragioni anche di tempo non è venuto fuori, quindi era... Cioè, a un certo punto è comparso proprio, però in realtà meno... Forse perché Parma lo diamo per scontato, è qua. Forse perché... No, però diciamo, il tema dell'integrità da altre parti è uscito o perché non c'era figura dell'assenza, o perché c'era ma aveva connotazioni che in qualche modo escludevano il sistema culturale, o non lo integravano, o non ne beneficiava anche il sistema culturale, in qualche modo era emerso qua, nel modo più no, una cosa. Ma diciamo che posso portare Parma soffre un po' di questo discorso turistico, che è molto connotato dal discorso alimentare, e quindi lo dico per prima, noi, cioè, come abitanti della città, anche se ne soffriamo, però Parma è sempre vista, il turista va innanzitutto per mangiare. Come in tutte le Emilia Romagna, è vero. Esatto. E quindi facciamo ancora fatica effettivamente a far capire anche questo coinvolgimento della cultura, ad esempio del cibo, non solo.